Amici sportivi, bentrovati alla rassegna del calcio a 5, Mondo Futsal, è la quarta puntata e questa settimana parleremo del riscatto della Rapido Latina, dell'ennesimo KO per fondi nel campionato di Serie B e del riscatto anche della Gymnastic Studio, poi gli approfondimenti di C2 e Serie D, tutto questo tra pochissimo. Iniziamo dunque con il campionato di Serie A2, la Rapido Latina espugna Acireale e centra il primo successo stagionale dopo la falsa partenza della settimana precedente. La gara è stata condotta con autorità dai ragazzi di Mister Giampaolo grazie a una doppietta di Lucio Avellino e a una superlativa prestazione di Simone Chinchio, il portiere che proprio sul finire ha neutralizzato un rigore dei padroni di casa salvando il risultato di Maina, Battistoni e Terenzi e le altre marcature. Sabato i nerazzurri affronteranno al Pala Bianchini alle 17 la formazione del Via Grande Catania. I siciliani, allenati da Rino Chillemi, sono reduci dalla battuta d'arresto casalinga per 3-6 contro la capolista La Cascina Orte, che condivide il primato in classifica a punteggio pieno 9 punti con la Pasta Pirro Corigliano. Per la Serie B, gara senza storia, quella persa dal Fondi Calcio a 5 al Pala 2 Live, al cospetto di una Sporting Lodigiani imbottita di eccellenti individualità. E proprio uno di loro, il leggendario inossidabile Andrea Rubei, ha marchiato la partita con un poker personale di Riberio e Anzidei, altri due nomi altisonanti, le altre reti, mentre per i fondani sono andati a segno Frainetti, Di Martino e Lauretti, che hanno reso meno pesante il passivo. Sabato alle 15 al Palasport di Fondi è attesa la Futsal Isola, compagine capitolina di grandi ambizioni che annovera tra le proprie fila anche l'ex Latina Mattias Lara e che naviga nei quartieri alti della graduatoria, essendosi sbarazzata nell'ultimo turno dell'ATS Cagliari con un rotondo 10-4. In Serie C1 l'ultimo turno si è rivelato positivo per la Gymnastic Studio Fondi di Mister Michele Treglia. Vittoria sofferta quella contro l'Albano, ma che ha evidenziato i continui progressi della linea verde con Bisecco, Guastaferro e Capomaggio andati puntualmente a segno, oltre a Capitan Teseo e all'insolita marcatura anche del portiere Sandro Tonini. I fondani ora si sono insediati nei quartieri alti della classifica con 12 punti a sole 3 lunghezze dalla capolista Lazio Calcetto, che ha battuto nell'ultimo turno il Palestrina e, approfittando del pari interno dell'Olympus con il Lido di Ostia, ha conquistato in solitaria la vetta del girone. Nella prossima gara la Gymnastic farà visita all'ostico Civitavecchia, che talona i pontini a sole 3 lunghezze di ritardo. Ma torniamo sul match dei fondani con l'intervista a coach Treglia realizzata da Luca Figuccio. Mister, 4 vittorie su 6, a un certo punto pensava di perderla sul 5-4? Allora, no, sinceramente no, perché comunque i ragazzi si sono espressi bene, tolti diciamo i primi 10 minuti, l'impatto iniziale non è stato dei migliori, però dopo abbiamo preso bene il campo, abbiamo giocato e diciamo abbiamo sviluppato anche un buon calcio a 5, quindi diciamo che sono molto soddisfatto della vittoria di oggi, anche perché mancavano vari elementi per noi molto, molto importanti. Diciamo che l'abbiamo condotta bene fino a un certo punto, poi verso la fine, quando loro hanno inserito il portiere di movimento, forse pensavamo già di averla vinta, abbiamo sofferto un pochettino, ma poi ci siamo rimessi diciamo bene in campo, abbiamo sistemato determinate cose e alla fine l'abbiamo condotta in porto comunque con un paio di gol di vantaggio, quindi sempre nella massima sicurezza, sotto 30-40 secondi, diciamo che dovuti anche alla stanchezza, proprio perché comunque ci mancavano degli elementi che potevano far risatare altri componenti comunque importanti della squadra. Grazie. Prego.
Tante cose da raccontare anche per il campionato di Serie C2, allora affidiamo la panoramica al collega Daniele Porcelli. Grazie Domenico, andiamo subito con la lettura dei risultati della quarta giornata del campionato di Serie C2, il Girone C. Anni Nuovi Ciampino, Terracina Calcio 1925-10-3, CCP 1987, Pontina Futsal 2-0, ad Anzio Lavigno Velletri batte Atletico Anzio Lavigno 4-3, a Minturno colpo esterno Real Castelfontana vince sul Città di Minturno Marina 6-0, pareggio tra Città di Latina Oratorio, Latina Scalo, FC Cisterna 1-1, a Roma e a Priverno Minturno batte Connect 8-2 e Vigor Cisterna 1994 Eagles Aprilia 5-3. Andiamo anche con la lettura della classifica di questo girone. Al comando solo una squadra, il Real Castelfontana a 12 punti, segue a 3 lunghezze il CCP 1987 9 punti, un terzetto a 7 punti Minturno, Anni Nuovi Ciampino e Velletri, Connect, Città di Minturno Marina e Eagles Aprilia a 6 insieme al Terracina 1925, Vigor Cisterna 1994 ed FC Cisterna con 4 punti, a 3 punti Atletico Anzio Lavigno, Pontina Futsal e a 1 punto chiude la classifica il Città di Latina Oratorio Latina Scalo. A tal proposito, proprio nel servizio di Priverno per la vittoria del Minturno in esterna sulla Connect per 8-2, andiamo ad ascoltare le interviste realizzate proprio a fine gara. E con Daniele Riso andiamo ad analizzare questa importante vittoria, la prima vittoria in esterna, è arrivata finalmente anche per voi, ma forse vi ha sbloccato quella della settimana scorsa e questa è stata veramente la consacrazione, la conferma. Sì, è stata una partita molto dura, però ce la abbiamo fatta e questi 3 punti continuano il nostro cammino per un ottimo campionato. Ci stiamo allenando abbastanza bene, dopo le prime 2 partite un poco giù, stiamo uscendo bene con molto allenamento e stiamo dando molta grinta per la società e per tutti. Riso, ultima battuta prima di lasciarti andare ad abbracciare anche i tuoi compagni per questo successo. Il Minturno ha raggiunto la sua forma ottimale o manca ancora qualcosa? Siamo ancora all'80%, ci stiamo allenando bene, stiamo lavorando abbastanza bene in settimana, ora dobbiamo continuare in questo cammino. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare bene e poi vediamo che i risultati arrivano, basta che si lavora bene. Catapultato diciamo in questa categoria regionale, però insomma cerchi anche te di farti spazio e soprattutto anche oggi non è andata bene, però una Connect che tra l'altro comunque stava andando bene, 2 vittorie consecutive, peccato per voi quest'oggi. Viene praticamente violato il campo di casa. E niente, hai detto tutto tu. Posso dire soltanto che l'avversario oggi in alcuni tratti ha dimostrato di avere qualcosa in più. Soprattutto noi venivamo dall'impegno di Coppa di martedì, la vittoria di sabato aprile e poi subito l'impegno ravvicinato. Diciamo che in una settimana abbiamo svolto 3 partite. Oggi il mister si è trovato senza 1-2 pedine molto importanti della squadra e niente, diciamo è andata male, però ecco, non è tutto da buttare insomma. Non è tutto da buttare anche perché quello che è stato fino adesso, se andiamo ad analizzare questo piccolo cammino, partiti male, sconfitti a Roma, poi 2 vittorie importanti, però insomma non è che vi avevano proiettato in alto, ma sicuramente avevano 3, trovato aggiungo, a quella 3, di Coppa, insomma, esatto, aggiungiamo anche un'ottima squadra come il Divino Amore che ecco, avevamo dominato nettamente nel primo tempo e poi ci siamo fatti recuperare sempre perché in questo periodo insomma accusiamo un po' di lacune a livello mister, a livello insomma di organico. C'è tempo quindi tranquillamente per dimenticare questa sconfitta ma subito rialzare la testa. Sì, sicuramente dobbiamo seguire il mister che è un mister molto importante per la nostra categoria e lo seguiremo come stiamo facendo e già da sabato cerchiamo di metterci alle spalle questa sconfitta. E anche per la serie di risultati, servizi e approfondimenti a cura di Daniele Porcelli. Seguiamo il suo commento.
Bene, e con dopo aver archiviato anche il girone regionale della serie C2, andiamo a trasferirci invece ai campionati provinciali, quelli relativi alla serie D, con i risultati della seconda giornata maturati proprio nel girone A. A Borgo Flora, Atletico Roccamassima batte Borgo Flora 92-6-3. A Casa Lazzara, Antonio Palluzzi batte Parrocchia San Giuseppe 8-2. PR 2000 Aprilia, Virtus Terracina 7-3. A Latina, colpo esterno del Real Terracina, Pensieri e Paroli per 5-3 contro il Real Latina. Vittoria assonante del Real Podegora nei confronti del Latina Scalo Cimil 11-3. 6-0 risultato tennistico per la United Aprilia contro lo Sporting Giovani Risorse. E a Latina Scalo, vittoria esterna dell'Accademia Sport contro la Virtus Latina Scalo per 8-1. Per una classifica che vede al comando un quartetto formato da Atletico Roccamassima, Atletico Sport, Accademia Sport, United Aprilia e Antonio Palluzzi a 6 punti, punteggio pieno dopo 2 giornate. Sporting Giovani Risorse, Real Terracina Pensieri e Paroli, PR 2000 Aprilia, Virtus Terracina, Real Latina e Real Podegora a 3 punti. Chiudono la classifica 4 squadre, Latina Scalo Cimil, Flora 92, Virtus Latina Scalo e Parrocchia San Giuseppe a 0 punti. Proprio in questa giornata andiamo a vedere le interviste realizzate nel dopogara tra United Aprilia e Sporting Giovani Risorse con il servizio curato da Domenico Antonelli e Davide Mancini, ai protagonisti proprio l'autore di 4 reti per la United Aprilia, Crepaldi, e poi il presidente dello Sporting Giovani Risorse, Nadia Cacciotti. Allora presidente, non è andata come voluto, c'è da dire che nel primo tempo però si è vista una bella squadra. La squadra c'è, chiaramente se ci dovesse essere una perdita sono contenta che è alla seconda partita, perché i miei ragazzi, io sono il mental coach della mia squadra, per cui ora so su cosa dobbiamo lavorare. E è paradossale dire che un presidente di una squadra può essere soddisfatto di una perdita, ma oggi ho visto dove la mia squadra deve migliorare, e siccome la squadra c'è sono certa che questo non sarà altro che l'opportunità per migliorare e per essere sempre più forte alle prossime. La sensazione è che ci sia comunque un gruppo unito, no? Sì, il gruppo è unito, è chiaro che, come diceva anche Roberto, la squadra ancora deve migliorare, deve mettersi a punto, deve conoscersi bene, quindi noi ci siamo, cioè è una squadra unita, forte, sono ragazzi che si vedono anche fuori dal campo, dall'allenamento, quindi sono certa che va soltanto in crescita questo, e che questa è stata veramente un'esperienza che ci servirà per portare avanti grandi risultati. È vero che siamo solo all'inizio del campionato, però quale può essere l'obiettivo di questa squadra? Guarda, io sono un mental coach, sono abituata a pensare, alcuni hanno paura a dirlo, io voglio pensare che vincono il campionato, non ho nessun problema a dirlo, i miei ragazzi devono lavorare per vincere il campionato, questi sono i nostri obiettivi. In compagnia del matatore Crepaldi, oggi è stata una giornata da incorniciare, no? Beh sì, una giornata per me fortunata, non sono abituato a queste triplette, grazie ai compagni, grazie allo sponsor che ci ha permesso di fare la prima di campionato qui a Rosselli. E grazie al presidente che ci accoglie ogni martedì e giovedì con calore. Sì, è stata una buona giornata per noi, siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Primo tempo complicato, poi nella ripresa tutto più semplice per voi. Siamo entrati più cattivi, più determinati, abbiamo cercato con più voglia il gol. E sì, penso che è stata una vittoria meritata comunque. Cosa ti è piaciuto di più, cosa di meno della tua squadra? Di meno il primo tempo sicuramente, come diceva lei, un po' più arrendevoli, meno pressing. Il secondo tempo, come dicevo anche prima, più cattivi, più cinici. Il secondo tempo mi è piaciuto davvero, sì. Quindi per la prossima ci vuole la stessa intensità vista nel secondo tempo? Beh, abbiamo fatto una buona preparazione, quindi ce lo possiamo permettere questo secondo tempo abbastanza cattivo. E sì, con umiltà, come sempre, siamo una squadra di amici, cercheremo di dimostrare il più possibile. Bene, andiamo anche ad archiviare il girone A della Serie D grazie al servizio, come ricordato, realizzato da Domenico Antonelli e Davide Mancini ad Aprilia, tra United Aprilia e Sporting Giovani Risorse. Ci trasferiamo invece con i risultati al girone B, quello del Sud Pontino. Sempre seconda giornata, Atletico Gaeta bis Fondi 4-4, Atletico Sperlonga batte Tremenzuoli 13-2, dopolavoro ferroviario Formia Calcio Ventotene 5-0,
a Formia, Palavagnoli 89 batte Formia 1905 calcio 12-3. Old Ranch, sonante vittoria nei confronti dell'Olympus Sporting Club per 5-0. A Terracina, San Giovanni Spigno batte Sporting Terracina calcio 5-3 e chiude il quadro dei risultati della Lega Manana grazie alla vittoria per 4-0 a Fondi. Andiamo con la lettura quindi della classifica. Resistono solo due formazioni al comando a punteggio pieno, Old Ranch insieme alla Palavagnoli 89, segue la Vis Fondi a 4 punti, San Giovanni Spigno, Dopolavorio Ferroviario, Formia Calcio, Olympus Sporting Club, Atletico Sperlonga e Tremezzuoli a 3 punti, Atletico Maranola, Atletico Gaeta e Sporting Terracina a 1 punto, Ventotene, Virtus Fondi e Formia Calcio 1905 a 0 punti. È tutto per questa settimana, la linea che torna a domenico. Ringraziamo dunque Daniele Porcelli per il suo contributo, così termina questa quarta puntata di Mondo Futsal, vi invitiamo comunque a seguirci in tempo reale quotidianamente attraverso il nostro sito mondofutsal.net e poi attraverso youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, l'appuntamento per gli appassionati di calcio a 5 e alla prossima settimana!